Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari europei, sud e le politiche di coesione, il PNRR, Raffaele Fitto. Prego, ministro. Grazie, presidente. Colleghi, questa informativa verterà sulla impostazione del lavoro che il governo ha messo in campo dal momento del suo insediamento e affronterà alcune delle questioni collegate al raggiungimento degli obiettivi relativi alla terza rata al 31 di dicembre del 2022, relativi al raggiungimento della rata al 30 giugno del 2023 svolgerà alcune riflessioni specifiche rispetto ai contenuti e agli effetti del decreto legge che è stato varato dal governo nei giorni scorsi e la sua attuazione con le previsioni specifiche e anche relativamente ad alcuni ambiti di intervento collegati alle modifiche e rimodulazioni del piano nazionale di ripresa e resilienza in riferimento ai regolamenti europei. E questo avverrà anche e soprattutto tenendo conto che questa informativa, lo voglio dire preventivamente, è un'informativa su questi punti alla quale seguirà nel mese di maggio, così come previsto, una relazione semestrale complessivamente sulla fase e sullo stato di attuazione e andamento del piano nazionale di ripresa e resilienza che, così come le precedenti relazioni, avrà la possibilità di sviluppare e di fotografare nel merito la situazione in ogni singola questione. Parto da una considerazione che ho già avuto modo di fare durante il dibattito che abbiamo avuto in quest'Aula relativamente alla conversione in legge del decreto sulla nuova governance, per fare un riferimento specifico collegato ai contenuti di questo decreto e anche e soprattutto ad una scelta che il governo ha messo in campo in via preliminare con la scelta del Presidente del Consiglio di individuare nella organizzazione e nella sinergia tra le diverse deleghe del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della Coesione una visione complessiva nell'affrontare queste questioni collegata sia alla volontà precisa di mettere in campo una struttura che veicolasse e guidasse la fase di attuazione dell'intero programma e dall'altra avesse la possibilità di sviluppare una fase di coordinamento con le politiche di coesione, così come è emerso anche in altre circostanze su indicazioni della Commissione europea e così come emerge dai contenuti del Repower, sul quale tornerò successivamente. Partirei da questo per fare una riflessione che abbiamo già avuto modo di discutere nelle commissioni competenti e che penso sia indispensabile richiamare, che è collegata alla programmazione 2014-2020, laddove emerge, per quanto riguarda la politica di coesione, una situazione che sicuramente non è esaltante, che è quella di una programmazione che complessivamente assegnava a ministeri e a regioni tra risorse europee, nazionali e regionali una cifra complessiva di 126 miliardi di euro e che dopo 9 anni, perché siamo a 9 anni dall'avvio di quella programmazione, risulta avere il 34% di spesa. Cito questo perché penso che sia un elemento di riferimento rispetto all'approccio che dovremmo avere sulle modalità di utilizzo delle risorse europee, tanto della coesione quanto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché è evidente che su questo si gioca una delle partite più rilevanti, se non la partita più rilevante per il nostro Paese, ed è per questo che il Governo vuole avere un approccio che prevede in modo chiaro quelle che sono le criticità, con l'intento non di aprire polemiche ma di risolvere i problemi. E farò alcuni esempi in modo specifico collegato al lavoro che abbiamo messo in campo. Partirei evidentemente dal primo punto, che è quello collegato al raggiungimento degli obiettivi per poter avere accesso alla terza rata di 19 miliardi di euro che il Governo doveva raggiungere al 31 dicembre del 2022, ricordando che il Governo si è insediato a fine ottobre del 2022, ha trovato 25 dei 55 obiettivi da raggiungere già raggiunti e lavorando nei 2 mesi conclusivi dell'anno al raggiungimento dei 30 obiettivi che dovevano essere ancora perseguiti. In questo lavoro costante con l'intero sistema delle autonomie locali, regioni, province e comuni, con i diversi singoli ministeri e con tutti gli enti attuatori, si è sviluppata un'azione che ha portato al raggiungimento dei 55 obiettivi. Come
per l'Italia e per tutti gli altri paesi europei, raggiunti gli obiettivi, si apre con la Commissione europea la fase di assessment, cioè di verifica del reale raggiungimento di questi obiettivi, che si è sviluppato per i primi mesi di questo anno con la Commissione europea in un lavoro costante e positivo che ha fatto però emergere alcune criticità. Le criticità emerse sono quelle sulle quali poi il Governo sta lavorando in queste ore per il superamento, tant'è che d'intesa con la Commissione europea, così come altri Paesi hanno fatto precedentemente, abbiamo individuato una proroga di un mese ulteriore per poter definire gli aspetti di criticità che non venivano condivisi dalla Commissione europea. E in modo particolare, tra le diverse questioni sollevate, sostanzialmente risolte, ce ne sono tre in modo particolare sulle quali stiamo lavorando ancora in queste ore e sono relative a tre questioni che sono state anche oggetto di dibattito a livello nazionale molto mediatico. La prima relativa ai piani urbani integrati, che prevedevano tra gli altri il finanziamento di due piani urbani integrati, quello di Firenze e quello di Venezia. E la Commissione europea, dopo una serie di interlocuzioni su questo, ha sollevato il problema della inammissibilità. I piani urbani integrati sono stati approvati con decreto interministeriale del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia il 22 aprile del 2022. Da quella fase in poi l'obiettivo dei piani urbani integrati si è ritenuto approvato e si è avviata una fase di attuazione di questi interventi. La Commissione europea ha ritenuto invece di immaginare che su due di questi piani urbani, in modo specifico appunto Firenze e Venezia, per due interventi specifici, il Bosco dello Sport di Venezia e lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, non c'era la possibilità di dare un accesso al finanziamento europeo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si è aperta un'interlocuzione con i sindaci di Firenze e di Venezia, abbiamo condiviso i chiarimenti da inviare alla Commissione europea, ma la posizione resta quella e quindi si sono considerati questi due interventi non finanziabili. Il Governo in queste ore sta procedendo con la soluzione del problema, che è il superamento appunto del finanziamento con le risorse del PNR relativamente a questi due piani urbani integrati, con la modifica del decreto interministeriale del 22 aprile dello scorso anno, per poter immaginare una soluzione che possa appunto recepire questa indicazione. La seconda criticità che è emersa per lo sblocco della terza rata di dicembre è quella relativa al bando sul cosiddetto teleriscaldamento, un bando del giugno dello scorso anno, un bando sul quale sono emerse una serie di criticità sull'ammissibilità di alcuni progetti. Abbiamo avviato una fase di interlocuzione con la Commissione europea che ha prodotto un risultato che io ritengo sia definitivo, visto che abbiamo condiviso lo stralcio di alcuni progetti che non erano ritenuti ammissibili e l'individuazione di un nuovo bando che andrà ad affrontare il superamento di queste criticità. La terza questione è collegata alle concessioni portuali, laddove con un decreto del 14 ottobre del 2022 erano state individuate le linee guida delle concessioni portuali e che successivamente, con un parere del Consiglio di Stato al 25 di ottobre sempre del 2022, aveva completato il suo iter, ma la Commissione europea ha sollevato la questione relativa al rafforzamento del quadro regolatorio anche in riferimento al parere della Autorità dei Trasporti. Su questo abbiamo lavorato d'intesa con la Commissione europea e con il Ministero delle Infrastrutture, in modo particolare con il collega Salvini, definendo una soluzione che ha visto l'approvazione di un nuovo decreto con le nuove linee guida il 21 aprile del 2023. È evidente che nelle prossime ore ci auguriamo che su questi aspetti ci possa essere una definizione e quindi un superamento delle vicende, delle questioni collegate ai problemi sollevati sullo sblocco della terza rata di 19 miliardi di euro. Seguendo questo schema, una considerazione di carattere generale mi sento di farla, collegata ad un dato che è quello degli obiettivi raggiunti al 31 dicembre del 2022, 151 obiettivi divisi in 132 milestone e 19 target, che rappresentano un quadro di avanzamento anche con una serie di problematicità che sono emerse da qui a fra poco, come dirò, anche nella relazione della Corte dei Conti, che è stata oggetto anche di
numerosi riferimenti nel recente dibattito che noi abbiamo tenuto anche in quest'Aula, collegata al ritardo della fase di avvio degli interventi, in modo specifico sui tempi di selezione dei progetti, per quanto riguarda la parcellizzazione degli stessi interventi, in modo particolare collegata alla capacità amministrativa dei soggetti attuatori, e una terza questione che è oggettiva, che riguarda l'aumento del costo delle materie prime collegata alla questione della guerra e quindi anche al cambio, alla modifica degli obiettivi e delle strategie che sono stati individuati all'interno di questa programmazione. Ora è evidente che l'obiettivo che noi vogliamo portare avanti è quello di avviare, così come sta accadendo per la terza rata, un lavoro che possa anche modificare anticipando le tempistiche e le modalità di risposta sugli altri obiettivi, perché come abbiamo ribadito in più circostanze, il Governo non ha l'orizzonte temporale della prossima scadenza, ma ha un orizzonte temporale dell'intera legislatura, e quindi è evidente che il nostro lavoro oggi, nella fase di rimodulazione, non può che essere quello di immaginare delle soluzioni sugli obiettivi da raggiungere, soprattutto in riferimento alle criticità che emergono in modo molto chiaro e sulle quali mi auguro, e farò degli esempi specifici, non si apra il dibattito con il tentativo di mettere in campo una polemica, ma si immagini, e faremo anche delle proposte in tal senso, delle soluzioni per risolvere alcune questioni che sono questioni oggettive determinate da diversi fattori esterni, ma anche collegate a dei ritardi che vanno rimossi e superati per poter avere una soluzione del problema a livello generale. In questo senso abbiamo discusso più volte, ed è stato fatto riferimento nei giorni scorsi alla relazione della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una relazione che copre l'arco temporale che va dall'inizio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fino al 31 dicembre del 2022, quindi va inquadrata in questo ambito, e le criticità che emergono da questa relazione sono, e farò degli esempi specifici, anche state recepite nel decreto sulla governance, che è uno dei temi dell'informativa, che il Governo ha messo in campo allorquando ha deciso di affrontare complessivamente il tema della governance con un decreto legge che nei giorni scorsi ha visto la sua conversione definitiva in legge. All'interno di questo decreto, come dicevo, sono state affrontate alcune questioni, la prima quella collegata ad un nuovo modello di governance che desse anche impulso alle scelte che il Presidente Meloni ha fatto nel momento nel quale ha individuato un ministero ad hoc per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al tempo stesso è stato individuato un lunghissimo elenco di semplificazioni per poter accelerare la spesa e dare una risposta efficace a quelli che sono appunto molti degli elementi di criticità ai quali abbiamo fatto riferimento. E il terzo punto è un nuovo modello di governance per la coesione, proprio per il lavoro che il Governo ha messo in campo nel creare una sinergia tra le diverse programmazioni e ragionare complessivamente sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza collegato alla coesione e anche al Fondo di Sviluppo e Coesione. Abbiamo fatto un lavoro in questo senso che trova, come dicevo, nel decreto alcune risposte importanti. La prima, lo voglio sottolineare, credetemi, ma molto serenamente, come dato oggettivo, si continua a far riferimento ai ritardi presunti che sarebbero stati determinati dall'approvazione di questo decreto. La giornata odierna è utile per poter sottolineare un dato. Proprio oggi è stato firmato il DPCM che dà attuazione alla struttura organizzativa, e quindi sinceramente sostenere che quanto previsto nel decreto abbia rallentato la fase di attuazione fino ad oggi è semplicemente impossibile, non fosse altro perché noi oggi abbiamo un DPCM che inizia oggi a spiegare e a costruire questa attuazione. Fino ad oggi le strutture, così come erano previste, sono state regolarmente funzionanti come lo erano state nei mesi precedenti, con un impulso all'interno della Presidenza del Consiglio e, così come è stato anche sottolineato e come emerge dal decreto, rispetto anche alle sollecitazioni, alle criticità emerse dalla relazione della Corte dei Conti, esiste un altro aspetto molto importante, che è quello
collegato al rafforzamento della capacità amministrativa, che trova una prima risposta nel decreto legge numero 13, appunto, della governance del PNRR, ed una seconda risposta nel decreto legge numero 44, quello sulla pubblica amministrazione, che sarà oggetto di conversione in legge in questi giorni, per le quali le Camere sono impegnate, appunto, a questo percorso di conversione in legge. È importante fare questo riferimento perché, oltre a ricordare il clima positivo, al di là di alcune posizioni, che è emerso all'interno della conferenza unificata che ha dato un parere favorevole come regioni, province e comuni in una riunione ufficiale rispetto a questo decreto, emerge un altro elemento molto importante, che è quello che mi preme sottolineare, collegato al tema della stabilizzazione del personale, questione sollevata dai sindacati in sede di cabina di regia precedentemente e questione sollevata in modo altrettanto forte dal sistema delle autonomie locali, non solamente collegate ai ministeri, perché l'ANCI lo ha chiesto anche per i comuni, e che ha trovato nel decreto una prima importante attuazione, se è vero come è vero che all'interno di questo decreto noi abbiamo inserito in modo molto chiaro la stabilizzazione delle unità di missione, che era una delle criticità più importanti che la Corte dei Conti rilevava, perché indicava come la precarietà delle strutture presso ogni singolo ministero come un punto di debolezza assoluto della fase di attuazione. Aver stabilizzato questo personale e aver messo in moto un meccanismo per poter rafforzare le strutture delle unità di missione, sinceramente non crea il problema dell'indebolimento, ma oggettivamente dà la risposta al rafforzamento delle strutture delle unità di missione presso i singoli ministeri. E questo è ancor più vero collegato alla stabilizzazione dei cosiddetti tecnici della coesione, che originariamente sarebbero dovuti essere 2.800, ma che poi sono stati circa 900 presso i singoli comuni, che il governo con questo decreto ha stabilizzato, dando un'altra importante risposta in questa direzione, che sicuramente rappresenta all'interno della dimensione del decreto legge varato un elemento molto importante. A questo aggiungo, senza elencarle anche per ragioni di tempo, moltissime semplificazioni che sono state inserite all'interno del decreto legge e che sono frutto di un lavoro e di una condivisione con l'intero sistema delle autonomie locali, e quindi che poi ha generato appunto il parere favorevole, che ha messo in campo un meccanismo teso a raccogliere quella preoccupazione forte sulla fase di attuazione e di semplificazione dell'intero sistema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questo contesto la riflessione inevitabilmente ci porta ad una seconda valutazione, che è quella collegata agli obiettivi del 30 di giugno. Anche qui dobbiamo fare tesoro di quanto ho poc'anzi detto sugli obiettivi del 31 dicembre, laddove in poche decine di giorni è stato fatto un lavoro, per evitare che ci si ritrovi dopo il 30 giugno a prendere atto di alcune criticità, ma anziché farlo in fase di verifica con la Commissione europea, anticipare questo confronto con la Commissione europea e far emergere alcune delle criticità al 30 di giugno per trovare ora delle soluzioni che possano affrontare questo tipo di questioni. Ce ne sono alcune diverse. Vorrei fare alcuni esempi concreti con una premessa fondamentale, che è quella che mi auguro queste questioni, leggendo alcuni giornali sinceramente il rischio c'è, ma io vorrei provare a esprimere alcune parole di chiarezza, che questi chiarimenti servano a far comprendere l'impostazione che il governo mette in campo. Farò tre esempi concreti in questa direzione, collegati ai 27 obiettivi da raggiungere al 30 di giugno, perché sono delle criticità sulle quali è indispensabile dare oggi delle risposte, perché è fondamentale darle oggi, avendo oggi il tempo per poter, in anticipo, nel confronto con la Commissione europea e nel confronto con l'ANCI in modo particolare in un caso specifico, trovare delle soluzioni che possano, nella modifica dell'obiettivo intermedio, salvaguardare l'obiettivo finale. Questo è un concetto importante che vorrei venisse acquisito alla consapevolezza generale. Noi, per esempio, parlando degli asili nido, non stiamo mettendo in discussione gli asili nido, come si dice. Stiamo lavorando per salvare gli asili nido dal rischio che il non raggiungimento dell'obiettivo al 30 di giugno li possano mettere in discussione. Allora il confronto è quello di andare a modificare un obiettivo intermedio per poter rafforzare il raggiungimento finale
finale dell'obiettivo al giugno del 2026 e quindi poter realizzare gli asili nido, partendo da alcune considerazioni che sono importanti. Anche qui è giusto ricordarle, perché negli asili nido, così come emergerà anche in sede di relazione semestrale su altri interventi, il tema dei progetti nuovi, cioè dei progetti inseriti nel PNRR, e dei progetti invece che sono frutto dei cosiddetti progetti in essere, cioè quelli che c'erano già, è un tema col quale dobbiamo fare i conti e dobbiamo dirlo con molta chiarezza per risolvere le questioni. Il progetto in essere sono quei progetti precedenti all'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che non tenevano conto delle regole del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono datati precedentemente e che sono stati inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rendendo complesso il percorso di spesa e di rendicontazione e immaginando in modo molto chiaro un'azione che guardi in modo concreto a come superare questa criticità, insieme ai progetti nuovi per i quali, sia in un caso che nell'altro, le procedure di evidenza pubblica sono state avviate rispettivamente il 22 marzo del 2021 e il 2 dicembre del 2021. Il valore complessivo di questa misura sugli asili nido è di 4,6 miliardi. La misura ha accumulato ritardi in fase di selezione evidenti, visto che il primo bando di selezione è stato pubblicato a dicembre del 2021. La fase di selezione si è conclusa a ottobre del 2022 e occorre affidare i lavori entro il 30 giugno del 2023. Allora, oggi cosa facciamo? Proviamo a individuare delle modalità per modificare questo obiettivo con l'intento di salvaguardare i progetti, di realizzare gli asili, non con l'intento di togliere la misura e di voler andare contro la realizzazione degli asili. Dobbiamo trovare le soluzioni che siano compatibili col confronto con la Commissione europea e che con il costante confronto che abbiamo messo in campo con l'ANCI ci consentano con i comuni di individuare le soluzioni, perché gli asili, 4,6 miliardi, non sono uguali per tutti. Ci sono i comuni che avranno già appaltato le opere, quelli che rispetteranno il termine e quelli che non lo rispetteranno. Bisogna capire se l'obiettivo di modificare il primo degli obiettivi delle scadenze a giugno sia possibile, e noi siamo convinti che sia una strada percorribile, per salvaguardare la rendicontazione finale e quindi poter salvaguardare gli interventi e quindi poter realizzare gli asili. Faccio un secondo esempio, sempre con gli obiettivi del 30 di giugno, che è quello collegato allo sviluppo dell'industria cinematografica, del progetto Cinecittà, dove è stato individuato un progetto che con certezza assoluta non potrà rispettare gli obiettivi per una serie di questioni tecniche sulle quali non voglio intervenire in questa circostanza, ma che col ministro San Giuliano stiamo definendo per poter immaginare una soluzione che sia nelle condizioni di rimodulare, superare le questioni, le difficoltà e quindi condividere con la Commissione europea la realizzazione dell'intervento. Faccio un terzo e ultimo esempio, sempre collegato agli obiettivi del 30 di giugno del 2023, che è quello relativo alla sperimentazione dell'idrogeno del trasporto stradale. Il bando prevedeva i 40 progetti da finanziare, sono arrivate 36 domande. Diciamo, non vedo soluzione. Se qualcuno la immagina, io sono ben lieto, ma siccome non c'è una soluzione, bisogna trovare l'intesa con la Commissione europea, la modalità per modificare questo obiettivo. Ho fatto tre esempi di tre obiettivi dei 27 da raggiungere al 30 di giugno di quest'anno, per individuare complessivamente un quadro che faccia comprendere anche quelle che sono le oggettive difficoltà, frutto di diverse questioni sulle quali a me adesso interessa relativamente entrare nel merito, perché sono e siamo concentrati nella fase di confronto con la Commissione europea e con tutti gli attuatori delle misure per trovare delle soluzioni e quindi garantire il raggiungimento del target degli obiettivi al 30 di giugno e poterlo fare nella fase preliminare, come dicevo prima, per evitare il percorso che stiamo seguendo sulla terza rata di dicembre, ma per anticipare e risolvere in modo adeguato questo tipo di questione. A questo c'è una considerazione più generale sulla quale stiamo lavorando, che è quella collegata alla rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Commissione europea, approvando il regolamento Repower, ha dato una indicazione chiara su innanzitutto un dato che ha, per quanto ci riguarda, una valenza molto rilevante,
perché è sostanzialmente una linea di tendenza che la Commissione giustamente dà per correggere le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, essendo stato immaginato prima dell'invasione della Russia in Ucraina, chiaramente non aveva in alcun modo guardato a quella che è una priorità fondamentale, una risposta alla domanda, alla crisi energetica che abbiamo di fronte. Per far questo il Repower ha oggi la possibilità di essere realizzato rispettando la tempistica che viene data dai regolamenti e soprattutto immaginandolo esattamente come la Commissione europea ci indica. E dico questo perché si ritrova nella lettura degli obiettivi del Repower molte delle indicazioni programmatiche e delle scelte che il Presidente del Consiglio Meloni ha fatto all'inizio della legislatura, perché all'interno del Repower ci sono sostanzialmente alcuni aspetti che sono una conferma in questa direzione. Il primo, la possibilità di poter utilizzare le risorse della coesione fino ad una misura del 7,5%, quindi la necessità di riallineare il Repower come capitolo aggiuntivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che lo modifica e lo implementa, alla politica di coesione, utilizzando fino al 7,5% delle risorse. Secondo, l'utilizzo di 2,7 miliardi di euro, che sono la cosiddetta quota ETS assegnata a fondo perduto al nostro Paese. Un altro aspetto importante. Terzo, la verifica nell'utilizzo di queste risorse per gli obiettivi che il Repower ha dei progetti non spendibili, che non possono concludere il loro iter a giugno del 2026, e su questo tornerò per dire più di qualcosa, e utilizzare queste risorse in modo efficace su interventi, e vengo al Repower, che saranno caratterizzati dalle strategie inserite all'interno del Repower e che muovono sostanzialmente su due gambe. La prima, quella infrastrutturale, e il Presidente del Consiglio ha avuto un primo incontro con tutti i ministri competenti a Palazzo Chigi, con le società più importanti del nostro Paese, gli stakeholder principali, Enel, Eni, Snam e Terna, per recuperare le risorse che dal punto di vista infrastrutturale possono implementare e rafforzare l'autonomia strategica del nostro Paese. La seconda gamba è quella di mettere in campo un sistema di incentivi che possa affrontare il tema dell'efficientamento energetico per famiglie e per imprese. In questa direzione è importante sottolineare un elemento che vorrei rendere chiaro anche per rafforzare l'approccio che il Governo sta mettendo in campo in questa direzione, ed è quello relativo alle modalità di confronto che il Governo ha deciso di mettere in campo. Aver riunito per ben 4 volte la cabina di regia nella fase finale dello scorso anno per raggiungere gli obiettivi mancanti al 31 dicembre, penso che abbia rappresentato un modello positivo di confronto sia con le regioni, le province e i comuni, che con i ministeri, che con tutti coloro i quali sono stati indirettamente coinvolti. E averlo fatto altre 3 volte all'inizio di quest'anno e aver immaginato la scorsa settimana, nel giorno di entrata in vigore del decreto che riorganizza la governance del PNRR e che ha modificato la parte relativa al tavolo di confronto con le parti sociali e con le organizzazioni datoriali, aver immaginato in quella giornata un momento di confronto non in modo formale tutti insieme, ma in modo settoriale, settore per settore, per aprire il confronto anche sul Repower, rappresenta un elemento di novità assoluta che rafforza il sistema di confronto col partenariato sociale e datoriale e che mette in campo una strategia del Governo chiara che ha come obiettivo quello di riuscire a rendere partecipi l'intero sistema produttivo, economico e sociale del nostro Paese rispetto alle scelte che devono essere messe in campo sul Repower. E per far questo penso che sia molto importante evidenziare il lavoro che si è messo in campo, soprattutto perché, come ho detto prima, il Repower rappresenta un'occasione vera per il nostro Paese, perché può dare una risposta in termini di efficacia e di efficienza della spesa e può essere l'elemento di aggiornamento reale delle condizioni e delle situazioni che dentro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza semplicemente non potevano prevederlo, perché, come ho detto prima,
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come tutti sappiamo, è stato immaginato prima dello scoppio della guerra. Ed è molto importante ricordare questo, perché quando è stato scritto l'articolo 21, il famigerato articolo 21 da utilizzare per la modifica del piano, come è stato già più volte ricordato, nemmeno chi lo ha scritto in quel momento avrebbe mai potuto immaginare che le ragioni potessero essere quelle di una guerra al confine dell'Europa, a poche centinaia di chilometri dal nostro paese. E quindi è evidente che quelle ragioni sono ancora più vere oggi e saranno un elemento decisivo per quanto riguarda il Repower, la sua impostazione e il lavoro nella sua predisposizione, che rispettando i termini del regolamento europeo e soprattutto delle linee guida successive, che dicono con chiarezza le modalità e i tempi entro i quali muoverci, il governo sta procedendo in una direzione chiara per mettere in campo una proposta seria e credibile per il futuro del nostro paese. A questo aggiungo un'altra considerazione collegata al tema del Repower e che ho accennato prima e che voglio richiamare: il tema dei progetti. Si è aperto anche qui un grande dibattito. Fateci l'elenco dei progetti che definanziate. Quando noi completeremo la fase di verifica, fatta in modo serio, puntuale, di verifica della impossibilità di poter realizzare una serie di progetti al giugno del 2026, perché il giugno del 2026 è la data entro la quale bisogna completare il singolo progetto e aver speso il 100% delle risorse. Se non è così, ci sarà la conseguente revoca dell'intervento. E noi non possiamo permetterci di accorgerci di questa questione a fine programma. Dobbiamo, potendolo fare oggi, perché in questo modo possiamo andare a correggere questo confronto e dare delle soluzioni. E lo faremo in modo puntuale. Lo stiamo già facendo in degli incontri con i singoli ministeri e con tutti gli enti attuatori del piano, e sarà oggetto, e ci mancherebbe altro, di un confronto con il Parlamento, perché è quanto mai opportuno e fondamentale che sulla fase di rimodulazione del PNRR, sulla verifica dei progetti che dovessero non completare la loro realizzazione al giugno del 2026, sull'attuazione e la realizzazione del Repower e sui suoi contenuti, mettere in campo un confronto con il Parlamento. Non mi sembra, lo voglio dire con molta franchezza, che fino ad oggi su questo terreno sia mancato da parte del Governo una disponibilità al confronto costante con il Parlamento in tutti i luoghi istituzionali preposti. Lo voglio ribadire perché lo ritengo centrale e sarà un elemento che caratterizzerà i passaggi successivi, perché siamo convinti che da questo possa venire un confronto utile e positivo. Chiudo con una nota di riflessione generale rispetto alle modalità della modifica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io penso, l'ho detto poco fa al Senato e lo voglio ribadire, che vada preso per intero, condiviso e sostenuto l'appello del Presidente della Repubblica rispetto allo stimolo di azione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma non vada solo preso per essere citato, vada preso per intero per essere attuato. E quindi oggi noi siamo in una fase complessa e importante, nella quale il Governo ha il quadro chiaro di fronte a sé, ha ben chiaro l'idea che bisogna avviare e tenere aperto un confronto con la Commissione europea, che stiamo facendo in modo serio e costruttivo a livello di task force, a livello di commissario europeo, che io faccio regolarmente con il commissario Gentiloni in modo particolare, così come il presidente Meloni lo fa ad ogni occorrenza con la presidente della Commissione von der Leyen, per rafforzare il percorso che noi stiamo mettendo in campo e per attuare uno degli elementi fondamentali che ha rappresentato un'azione credibile e forte in sede di Consiglio europeo a febbraio scorso, quando il nostro Paese, il nostro Governo e il Presidente Meloni ha ottenuto il richiamo forte nelle conclusioni del Consiglio europeo alla flessibilità nell'utilizzo di queste risorse sui programmi attualmente esistenti. È lì una chiave di volta molto importante che, in un confronto aperto a 360 gradi, a partire dal Parlamento, porteremo avanti con l'obiettivo di spendere tutte le risorse, ma di spendere tutte le risorse bene, in modo efficace, cercando di costruire una dinamica che possa affrontare in modo molto chiaro quelle che sono le questioni strutturali del nostro Paese e che sia nelle condizioni di poter affrontare in via definitiva la fase dello sviluppo, anche nella ricucitura
delle due parti del Paese, che è uno degli elementi fondamentali non solamente all'interno delle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma come evidente il sud del Paese rispetto al tema complessivo del nostro Paese trova nelle politiche di coesione l'altro elemento decisivo e fondamentale sul quale costruire questo elemento di raccordo. Su questi temi e su questo percorso il Governo è aperto a qualsiasi confronto di merito, lo vogliamo fare senza costruire polemiche, lo vogliamo fare qui in Parlamento senza altri luoghi non preposti, perché è giusto farlo nelle sedi competenti del Parlamento, e lo vogliamo fare anche nella consapevolezza che la partita che abbiamo di fronte è, come tutti amiamo dire, al di là delle parti politiche, una partita per l'Italia. Noi certamente la metteremo in campo con questo spirito, la metteremo in campo con questo obiettivo, e non mancherà da parte nostra la possibilità di poter dare risposte concrete rispetto alle questioni che sono state sollevate. Ecco, su questi temi come su altri, non solamente nel mese di maggio avremo l'occasione del confronto sulla relazione semestrale, che avrà la possibilità ad ampio raggio di entrare nel dettaglio in modo specifico, ma avremo la possibilità anche in qualsiasi momento le commissioni parlamentari competenti o l'Aula lo riterrà, di avere un confronto chiaro alla luce del sole. Per noi questo è un esercizio utile e positivo che, come oggi faremo in qualsiasi momento, sarà utile e necessario fare con uno spirito assolutamente costruttivo. Grazie Presidente. Grazie Ministro. Passiamo agli